Parliamoci chiaro. Perché ci tenete tanto a questo teatro? Per molte ragioni. La prima è che non cade nelle vostre mani. Io ho detto che sono un mecenate. Darò degli splendidi spettacoli. Conosco il genere. E qui, nel centro del mio quartiere, non voglio che impiantiate una delle vostre trappole. Lavoro da 10 anni per risanarlo, per bonificarlo, per dare agli italiani di qui delle case sane, pulite, dove possono vivere con dignità e con decoro. E sono disposto a lottare fino all'ultimo. Bravo, Sam. Molto bene, Sam. Ma se sarete così poco ragionevole, la lotta non durerà a lungo. Sapete come si dice al mio paese? O la va o la spacca. Ah, no! Ci sono qui Carnero e Venturi che ti vanno a salutare. Vieni primo. E attenta la testa, eh? Bravo, Rossi. Fatti onore, eh? Grazie. Mi raccomando questo, capito? Tieni alto il nome dello sport italiano, eh? Grazie. Tom! Muriel, permettete. C'è di là una persona. Amedeo. No, ma ti farà piacere lo stesso. Tony! Io! C'è Carnera! Mi permetti di stringerti la mano? Io mi chiamo Tony. Pronto a salire sul quadrato? Andiamo, ragazzi. Auguri, bocca al lupo, eh? Oh, mi raccomando che ho scommesso $100, eh? Stai tranquillo, Joe. Vieni, Joe. E papà come sta? Papà, bene. È venuto? Ho capito. Non c'è. No, sai, voleva venire, ma c'è la festa al Beer Garden e papà doveva... Già, già, lo so. Allora ha mandato me. Avvocato, quel locale bisogna che io l'abbia assolutamente. Il nuovo piano regolatore prevede una stazione della metropolitana, proprio di rimpetto al teatro. Ma se io non compro subito, addio a fare. Bisogna mettere Sam in condizione di non pagare il vecchio Barney quando scade l'opzione. È una parola. Quello è un uomo che ha una posizione solida. Ha il fido di tutte le banche. Sì, ma con un buon sequestro di tutti i suoi beni. Ecco. E se Sam andasse in prigione? Domani, domani, adesso andiamo a letto. Domani ci vediamo tutti, non è vero, Amedeo? Per ripetere queste scene disgustose, ma non ci penso nemmeno. Ma no, Amedeo, stasera Tom ha bevuto un po', l'hanno fatto bere. Sì, mettici anche tu adesso. Di che sono ubriaco fradicio, che sono pieno di whisky, che sono una spugna. Ma no, Tommaso, andiamo, andiamo. Una buona dormita e... Joy! 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 Papà! Apri! Apri, papà! Joy! Scusate. E guarda, ci sono anche le candeline. 11. Quanti i tuoi anni? Senti, zio, Paul mi ha detto che anche papà tornerà presto a casa. Perché non aspettiamo lui a mangiare la torta? Quando viene papà ne facciamo una così, eh? Una torta larga come una piatta d'armi. Ma adesso svelto Tony in cucina, abbiamo 2 invitati oggi. Ma no, no, Paul, vado io. Per carità, voi cucinate all'americana, siete capacissima di mettere la marmellata sugli spaghetti, no? Vedi, è una notizia. Sì, insomma... Una notizia che potrebbe essere la fortuna, la libertà di Amedeo. La libertà. Abbiamo saputo in via privatissima del nuovo piano regolatore di Brooklyn. Proprio di faccia al teatro di Barney si aprirà una stazione della nuova metropolitana. Quel terreno aumenterà, centuplicherà di valore. Ora Amedeo ha con Barney un'opzione che scade il 30 di novembre, cioè fra 27 giorni. Capisci che cosa vuol dire tutto questo? Allora credete che Chris e i suoi sapessero di quel piano regolatore? Ma certo! Questo spiega tutto. L'interesse di mandare Amedeo in carcere per ottenere il sequestro di tutti i suoi beni e fargli perdere l'opzione. Tutto, tutto. Ma allora bisogna andare dal procuratore e dirgli, denunciarli. Già fatto, ma naturalmente la causa deve seguire il suo corso. E quanto ci vorrebbe per far valere quell'opzione? $50,000. $50,000. Forse l'incontro con Angelo mi avrebbe reso anche di più. Io vado da solo in me. No, la porta sciolta. Aspetta un momento. Perché vedi, proprio adesso Muriel mi diceva... Cosa? Vedi, ieri alla nostra agenzia è venuta quella donna. Sei quella che è sempre con Chris. Allo sportello era la mia collega. Cercava una villa in località solitaria, non distante dalla città. E mi ha affittata una a Golden Beach. Io lì per lì non ho dato importanza alla cosa, ma poi ripensandoci meglio, parlandone adesso con Pal, non credi che potrebbe esserci qualche rapporto? Ma non capisci, Tom? Solamente Chris può avere interesse a impedire l'incontro. Ho
ci stramaledica. Ma lei? Aspettaci qui.